invece di gas, di gas. È vero che l'Italia paga il prezzo più alto d'Europa? Sì, sì. L'Italia, lo dicevamo prima, l'unico non so se lo dicevamo, comunque lo diciamo adesso, l'unico importatore di gas in Italia si chiama Eni, attraverso Snam Rete Gas, e Eni importa circa 104-108 miliardi di metri cubi all'anno di gas, che è il nostro fabbisogno. Lo fa attraverso i gasdotti Gazprom, che viene dalla Russia, la Libia e la Tunisia, per un totale appunto di questa cifra. E vengono chiamati accordi take or pay, cioè sono accordi che durano 20 anni e per 20 anni noi siamo obbligati a comprare da questi soggetti quelle quantità di cui ho detto prima. Naturalmente quando non ce la facciamo a prendere tutto questo gas, lo lasciamo lì nei loro rubinetti, quando lo andiamo a prendere paghiamo la differenza che c'è stato sull'aumento del petrolio. Quindi il gas ha un costo che è dovuto a questo grande mega impianto che sono appunto i gasdotti, migliaia e migliaia di chilometri, si buca la terra, si va sotto il mare, si porta il gas da noi, costano l'ira di Dio queste cose, e quindi noi abbiamo una politica di approvvigionamento di gas solo esclusivamente attraverso i gasdotti. La Comunità Europea ci ha già sgridato molte volte, per esempio Eni ha appoggiato l'ipotesi di fare un gasdotto che passasse sotto il Mar Nero per evitare l'Ucraina, eccetera, eccetera, bla bla bla. Chiedendo all'Italia di non essere approvvigionata solo esclusivamente da questi rubinetti, ma di rivolgersi anche ad altro mercato. E qual è l'altro mercato? L'altro mercato è il mercato a spot, quel che viene chiamato così, cioè del gas naturale liquido che viene trasportato con delle navi, magari anche con dei processi come dei tubi, e poi rigasificato e venduto e portato nelle nostre case attraverso delle tubature. Quel gas costa il 40% in meno. Quindi noi non abbiamo una politica di immissione di gas anche da altri luoghi, come appunto quello spot. Inoltre si sta sviluppando un gas, si chiama lo shale gas, che sono delle pietre in profondità piene di metano. È sufficiente strofinarle, anche se sono processi che deturpano un po', diciamo, i luoghi. Negli Stati Uniti è pieno, sono stati trovati dei giacimenti importanti anche in Polonia. Questo significa abbattere di tantissimo il costo del gas, ma noi siamo vincolati con questi accordi ben come mai? Come mai? Come mai? Perché bisognerebbe anche qui chiederlo cosa facevano nella Dacia Putin e l'ex primo ministro, no? Oltre a fare altre cose che invece hanno colto l'attenzione degli italiani, ma non sui veri accordi che si firmavano da quelle parti lì. Quindi questo E questo è il motivo, uno dei motivi fondamentali perché paghiamo tante gas. Quanto paghiamo noi per megawatt? Per megawatt, allora, il gas, il megawatt a livello europeo abbiamo una quota di circa 50 euro a megawatt nell'energia all'ingrosso. Ed è allineato per tutti i paesi. Noi abbiamo punte da 70 a 80 euro a megawatt. Mamma mia. Mentre per il gas abbiamo proprio una quota circa del 30% in più. Ma la cosa bruttissima di questo sistema qual è? Che tutti coloro che trasportano gas devono andarlo a comprare da Eni, quindi il prezzo è quello. Quindi tutti quelli che ci portano il gas nella nostra città comprano da Eni. E sono quelli che ci leggono il nostro contatore. Sì. Ma chi ci fa la fattura è quello che ci vende direttamente il gas. Quindi Eni? No, potrebbe essere chiunque. Ah, ok. Ci sono tre grandi passaggi. Eni, dispacciatori, sì, cioè quelli che vincono le concessioni, potrebbero essere anche Eni, Enel, sì, vabbè, potrebbero comunque quelli Gazprom, che stanno in mezzo. Potrebbero essere, non so, Italcogen, potrebbero essere Gas de Suez, A2A, non lo so, voglio dire, possono essere tanti. I vari soggetti che dispacciano le grandi quantità e hanno le concessioni di alcuni territori. Benissimo, il porta a porta può farlo anche quella società che ha il dispacciamento, ma può farlo chiunque. Io vengo da lei, le dico io sono sì, le fornisco io il gas. Si fa una comunicazione al mio vecchio e si dice adesso sono io che gli faccio la fatturazione.
Tu però mi leggi il gas, l'altro mi leggi, quindi c'è un sistema farraginosissimo, complicatissimo, che è costosissimo che paghiamo nella bolletta e che ha creato un fenomeno del porta a porta di persone, di società che vengono a rubarsi i clienti l'uno all'altro. Che terribile. Parliamo dello sfruttamento del lavoro, perché molti ragazzi vengono reclutati, esatto, da queste compagnie per fare delle, anzi, esatto, guadagnano a contratto, sì, oltretutto delle cifre irrisorie, cioè veramente è zero di base, perché non... Però io ho visto alcuni contratti che sono molto stimolanti e questi ragazzi, per guadagnare, certo, ma infatti è così, alcuni fanno anche cose non da farsi. Lo so, per purtroppo esempio, è una realtà di cui bisognerebbe siamo anche di fronte parlare. Sì. Alle firme false. E questa è una cosa su cui magari è uscita fuori, ne parleremo magari parlare, la prossima volta, sì, perché è importante che ne parliamo. Sì, mi è venuto probabilmente perché conosco un caso particolare. Una delibera, si chiama la 153, che a furia di fare audizioni e tempestarle di protesti, l'autorità ha compreso che il fenomeno era importante. Hanno indagato, stiamo parlando del 20% di contratti non voluti. Pazzesco. Il 20%. Pazzesco, veramente, che cosa non si fa pur di lavorare e cosa si arriva anche a delinquere, perché poi insomma si... Gas, noi a differenza di altri... forse abbiamo avuto pochi statisti. Mettiamola così. È andata di moda adesso questa cosa, anche si citava De Gasperi, sì, che faceva la differenza. È tornato molto spesso. Colui che vuole vincere le elezioni e chi invece governa per i propri figli, insomma, per il bene dei propri figli. No? Questa è una differenza importante.